La mafia di Catania si nasconde da anni nelle periferie insospettabili della città. Oggi la DIA di Catania ha confiscato 6 milioni e 700 mila euro di beni a Giuseppe Faro, imprenditore catanese in stretti rapporti con il clan La Rocca, ritenuto vicino alla famiglia Santa Paola, quella, per intenderci, che ammazzò il generale dalla chiesa a Palermo. Attraverso la ricostruzione dei tentacoli finanziari di Faro, la DIA di Catania è arrivata fin sotto casa nostra, in Veneto, nel mirino aziende edili di Movimento Terra. Confiscati due appartamenti in via della Croce Verde ad Albignasico, sempre in via della Croce Verde, ha confiscato il 50% di una società edile e il 100% di un'altra società edile in via Guizza. Sigilli anche per un appartamento in via Sopracastello a San Zenone degli Ezzelini, nel Trevigiano. Gli uomini della DIA sono arrivati anche in via Marconi a Cona, in provincia di Venezia, dove è stato sequestrato il 40% delle quote di una società di Movimento Terra. Faro, ritenuto vicino ai boss, condannato per concorso esterno in associazione mafiosa e sottoposto alla misura di sorveglianza speciale, si sarebbe ritirato dagli affari solo per finta, rimanendo legato al business mafioso del Movimento Terra per tramite della ex moglie, la quale risultava essere un prestanome. Una realtà, quella delle infiltrazioni mafiose in Veneto, che il PD denuncia da tempo. Soprattutto in Veneto è un fenomeno che si ripete con una certa frequenza e dimostra una strategia delle organizzazioni mafiose che per riciclare denaro scelgono territori meno controllati e acquistano aziende, appartamenti, beni immobiliari proprio per occultare i loro patrimoni e per farli fruttare. Ad eseguire la misura è stata la DIA di Catania. La DIA, per la cronaca, è lo strumento di investigazione voluto e creato proprio da Giovanni Falcone.